Buon pomeriggio, è un duro colpo quello assestato con l'operazione dei carabinieri e della direzione distrettuale antimafia all'ammandamento mafioso di Partinico nel palermitano. 85 le misure eseguite in diverse regioni e ricostruito il traffico di droga gestito da 5 clan, coinvolta anche l'ex collaboratrice di giustizia ed ex capomafia Giusy Vitale. Allora seguiamo la cronaca con Antonio Sansonetti e poi con Rino Cascio ricostruiamo qual è stato e qual è il ruolo dei Vitale. Vediamo. Faccio una domanda: quando un leone non c'è, perché i conigliani escono tutti? Quando c'è un leone stanno tutte mocciate da sopra giù. Il leone a cui si riferiscono i due intercettati è il boss Francesco Nania, ma Partinico, popoloso centro del Palermitano, è sempre stato il regno di Don Vito Vitale, fedelissimo dei corleonesi. Ora è un territorio conteso da tanti, come emerge dall'operazione Gordio dei carabinieri di Palermo e della DIA, che hanno eseguito nella notte 85 misure cautelari a carico di altrettanti indagati, spingendosi fino a Napoli, Latina, Roma e Nuoro. Lavoro veramente importante che scompaginerà una struttura forte sul territorio. Abbiamo di 5 diverse associazioni finalizzate al traffico di stupefacenti con tutto il corollario di mafia e CBM. 5 clan trafficavano droga rifornendosi dal Basso Lazio, dall'Ndrangheta di Rosarno e dai camorristi di Torre Annunziata. 6 le tonnellate sequestrate nel corso dell'indagine. Ma che la bici non c'erano più niente. Non c'erano più niente la bici, ma è che caramano che caricano 120 kg di cocco? Vai, Roma, e parte una cosa. Traffici in cui era coinvolta la collaboratrice di giustizia Giusy Vitale, ex capomafia. Avrebbe fatto da collegamento con i Casamonica. Per lei sono scattate le manette, così come per un agente della penitenziaria del carcere Pagliarelli di Palermo. Recapitava messaggi in cambio di favori e regali. L'arma dei carabinieri punta alla disarticolazione dell'organizzazione dedita allo spaccio perché è una delle costanti fonti di finanziamento.